Claudio Saltarelli, dell'associazione identitaria. Saluto, vedo gli amici del direttivo, quindi, che si sono adoperati ormai da 3 anni nel tentativo di dare della dignità a questa giornata. Grazie all'amministrazione comunale della sua linea, il sindaco Quadrini, soprattutto l'amico assessore Lucio Marziano, con cui abbiamo una lunga frequentazione culturale. Ringrazio la Banda di Casavaro per aver dato maggiore dignità a questa manifestazione, perché avere un rappresentante di quella comunità polastica che così è stata, come dire, flagellata, colpita dall'ira in consulta dei Giacobini, è una cosa che a me personalmente non soltanto, come dire, mi fa piacere, ma mi commuove, diciamo, perché avere dei rappresentanti di quella comunità che così è stata barbaramente trattata è un qualcosa che non accade tutti i giorni. Ringrazio la comunità di Isola del Lir, ringrazio la società operaria di Mutuo Soccorso, con cui ci siamo sentiti, con cui cerchiamo di collaborare, perché questa è una giornata chi non è di Claudio Saltarelli, di Fernando Riccardi, dell'Associazione del Divario e neanche della società operaria di Mutuo Soccorso. È una ricorrenza, è una duplice rivale, no? Perché domani sarà anche un'altra puntata, un altro programma, è dedicato a quelli che noi giustamente abbiamo ribattezzato i martiri del 1799, non di Isola o di Sotto, ma i martiri del 1799. Qualche anno fa io pubblicai un saggio sulla rivista Cistercense che riguardava proprio le drammatiche vicende del 1799 in Alta Terra di Lavoro. Questo libretto, questo muscolo, questo pamphlet che oggi presentiamo è altro non è se non l'edizione rivenuta, ampliata e anche un po' corretta di quello che uscì nel periodo 2007-2008, adesso non ricordo con precisione. Abbiamo ricostruito queste vicende perché di eventi drammatici, come quelli di Isola Liri del 12 maggio 1799, giorno di Pentecoste, di cui già parlava l'amico Marziale, e che portò alla morte di 537 persone, di cui solo 350 vennero massacrati, letteralmente massacrati in questa chiesa di San Lorenzo Martire. Ci sono delle cronache dell'epoca che sono raccapricciate, quando raccontano in che condizione poi qualche giorno dopo vennero trovati questi poveri resti qui nella chiesa di San Lorenzo. C'è un cronista addirittura che dice che per il troppo sangue versato le acque dei fiumi si colorarono di rosso. Perché è vero, come diceva l'amico Lucio, che oggi i massacri sono un po' ad ogni latitudine, no? Il mondo è pieno, sì, Afghanistan, Iraq, però se ti avviene pensare 537 persone in un solo giorno, è una cosa che con la spada, quindi con mezzi, con mondiali, è una cosa che anche oggi testa raccapriccio, anche in questa società che purtroppo è guerra fondaia, per cui noi dovremmo essere abituati, però vedere ammazzato, vedere il libero mortuomo della chiesa di San Lorenzo, dove l'arciprete di conosce, scrive pagine e pagine di questi momenti, fino a raccontare 537, è un qualcosa che è veramente raccapricciato, a venire in primo. Ma purtroppo il suo figlio non è stata l'unica che ha patito questi eccidi, questi passaggi. Abbiamo detto della comunità monastica di Satana, dove 6 monaci di Santa Vita vengono presi a sciambolare soltanto perché cercavano di raccogliere la terra le sacre particole che gli empi giacobini avevano sparso sul terreno dopo aver scassinato il cipollo, quindi preso i fessini e buttato la sacra particola. Vengono ammazzati a sciambolare solo per aver cercato di prendere le ostie consacrate e di riporre le loro ostie. 6 martiri, 6 monaci di Santa Vita, ironia della sorte, 4 di questi monaci erano francesi. Erano francesi appunto, caro Gerardo, erano scappati via quando i venti della rivoluzione
infuriato, quindi erano lì a Casamare a rifugiarsi nel loro assimilarsi di Casamare, e lì aveva la sorte, diciamo, tra ci l'ho trovato la morte proprio scappato dalla Francia e fermato le loro puntazioni. Siamo contenti di sapere che la madre Tanzi ce lo ha confermato anche stasera, che il processo di canonizzazione ormai è arrivato a, dico, la fase conclusiva, ma sta veramente a buon punto, anche perché noi ogni anno, lo faremo anche quest'anno, siamo andati a omaggiare i batti di Casamare, dove l'abbazia di Casamare, entrando sulla destra, c'è un altare austero, bianco, marmoreo, che ricorda proprio il sacrificio di questi sei batti di Casamare. Ma non è neanche solo Casamare, quindi non è neanche isola di Casamare, queste nefandezze. Da San Germano, Modierna Cassino, fino a Sola, che era l'alta terra della Ola, c'è una lunga scia di sangue che corre quasi parallela alla via Casimira e poi alla strada Valle del Nilo. Perché i Giacobini hanno fatto guai grossi a Monte Cassino, a Villa Santa Lucia, a Piedimonte San Germano, dove stiamo ultimando le ricerche, dove abbiamo trovato altri 6-7 morti che prima non erano stati censiti, e poi andata avanti da qui, e poi andata avanti a Broccasecca, poi ad Arci, grazie alle ricerche dell'amico avvocato Ferdinando Corradini, e poi a Fontanarini, ne parlavamo prima con il Paolo del Ditto, e poi sono a Luce, il 12 maggio, il giorno di Pentecoste, poi a Casamare, il giorno dopo. Poi a Corrino, che è una famosa frazione di Monte San Giovanni Campano, dove vengono ammazzate, vengono bene 10 persone, di cui una certa Maria Pelle, non ricordo ancora, 72 anni, venne bruciata viva in piazza. Quindi stiamo parlando di nefandezze al massimo livello. Io chiaramente non vi racconterò, perché vi prego, perché sono poche pagine, ne avrete poco se vorrete leggerlo. Mi limito soltanto a tratteggiare di qua e di là qualche episodio che possono far rendere conto di quanto efferata sia stato il comportamento dei Giacobini in quell'occasione. Intanto fermiamoci a San Gerardo, in Guerra Cassino. Monte Cassino viene distrutto, viene incendiato, viene dato alle fiamme. Si fanno in chiesa delle processioni con asini vestiti con i paramenti sacri. I francesi avevano una caratteristica molto semplice: la prima cosa con cui se la pigliavano erano gli uomini nudi, e le chiese venivano tutte trasformate in stalle per cavallo. Anche la chiesa di Arce si unisce, per esempio, in questa, anche qui a San Lorenzo. Succede anche a Monte Cassino, dove gli asini vengono vestiti con i paramenti sacri, e dove un soldato Giacobino vestito da abate si è messo all'organo, e invece totale di tanti sacri, il totale alla Marsigliese, quindi era evidente, insomma, perché erano altri, non credevano, insomma, erano discredenti, insomma, per cui era facile che succedessero queste cose.